74 atleti in rappresentanza di 18 società, sono questi i numeri della prima edizione del Rally Mountain Bike delle foreste casentinesi, la gara di mountain bike rally organizzata dalla SD Romagna Bike Grandi Eventi con la collaborazione dei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia Primilcuore e il contributo di APT Servizi Emilia Romagna, che vuole valorizzare uno dei parchi nazionali più belli d'Europa, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Una prima edizione che si proponeva quello di consolidare nel territorio delle foreste casentinesi un segmento cicloturistico che vede l'Emilia Romagna al secondo posto in Italia dopo il Trentino Alto Adige per presenze con 300.000 arrivi di turisti bike per un totale di circa 1,4 milioni di presenze con l'85% della clientela estera. Abbiamo avuto un feedback abbastanza positivo da parte dei concorrenti, il tempo ci ha dato una mano assolutamente importante oggi, ieri un disastro di caldo. Un ringraziamento importante alle amministrazioni comunali, al parco e all'APT Emilia Romagna che ha permesso questo evento. E niente, abbiamo cominciato e cerchiamo di continuare su questa falsa riga, cercando di migliorare quello che eventualmente non è stato fatto a dovere. L'Emilia Romagna non è solo riviera, l'Emilia Romagna è anche entroterra, qui abbiamo delle zone bellissime a partire dalla famosissima Dira di Racoli e tutta la foresta casentinese che sono stupende. E noi siamo partiti con 74 partenti, che per una gara di 2 giorni è molto, come primo anno, con una concomitanza anche qui poco lontano da noi, un'altra gara, e siamo contenti, vogliamo continuare in questa maniera e, ripeto, crescere i numeri, se non raddoppiarli, crescerli sicuramente. È stato un percorso sicuramente molto impegnativo. Ho parlato anche con qualche ciclista locale delle squadre locali che mi hanno riportato il fatto che è stata veramente una tappa impegnativa. Qualcuno mi ha detto addirittura ho fatto più fatica che a fare la Hiro nelle Dolomiti. Quindi sicuramente un percorso molto impegnativo, come stavo dicendo, però sicuramente che ha messo in evidenza anche le eccellenze del territorio, sia ambientali che dei vari percorsi che devono sempre essere di più promosse. È una gara che per motivi amministrativi abbiamo avuto le elezioni, quindi c'è stato anche un attimo un passaggio di consegne, ci siamo passati in organizzazione, però ci tenevamo molto ad essere presenti come prima edizione perché sicuramente ha un potenziale di crescita veramente elevato e ci teniamo che vada in continuazione. Parlavo proprio ieri con Davide De Palma, uno degli organizzatori, dicendo che eravamo veramente contenti della prima edizione, del numero, che non erano quei numeri stratosferici che a volte si vedono in molte gare, però c'è veramente si nota già, si percepisce la potenzialità alla quale crediamo molto. Il segmento è un segmento nel quale abbiamo incominciato ad investire molto già dal 2017 con l'arrivo di tappa del Giro d'Italia e sicuramente come mondo due ruote abbiamo da dare tantissimo come territorio, come vallata, e sarà fondamentale l'apporto della regione in questo, come del resto già in questo momento ci sta affiancando. Abbiamo ospitato la seconda tappa di questo primo rally delle foreste casentinesi. La seconda tappa oggi su Santa Sofia girava principalmente su tutto il territorio comunale di Santa Sofia. Abbiamo attraversato, diciamo, i confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, luogo molto importante che si presta per questo tipo di attività, perché passando vicino al parco si possono notare le peculiarità che questo parco ha, quindi sia a livello ambientale che naturale, e soprattutto, come spesso diciamo, si può respirare dell'aria buona, e quindi credo che sia un elemento fondamentale per chi pratica sport faticosi, che si immergono all'interno della natura al 100%, e quindi possa essere una cosa interessante. E la nostra idea nasce appunto una collaborazione che nasce assieme al comune di Bagno di Romagna, comune di Santa Sofia, Romagna Acque, Regione Emilia Romagna e APT Emilia Romagna. Qui tengo in particolar modo a ringraziare il presidente Davide Cassani di APT Emilia Romagna, che sin dal primo giorno, quando ci siamo incontrati, gli abbiamo proposto un'idea di portare 2 tappe di un rally all'interno dei nostri territori, ha sposato subito in pieno. Crediamo che sia fondamentale far conoscere i nostri territori,
storie, a questi nuovi turisti, a questo nuovo turismo che va nella direzione quella legata allo sport, al cicloturismo, e abbiamo tutti gli elementi per poter accogliere e soddisfare le esigenze di tutti. Abbiamo l'acqua, abbiamo i territori che non invidiano, che non sono da invidiare a nessuno, i percorsi, come anche molta gente oggi, molti partecipanti, sono interessanti perché si possono, variano da strade forestali a single track, a discese veloci, a percorsi tecnici, quindi non ci manca niente. Abbiamo quasi tutte le carte in regola per poter ospitare questo tipo di eventi e soprattutto per attrarre turisti dall'Italia ma anche dall'estero, perché crediamo che lavorare, andare in questa direzione possa essere sicuramente un modo per portare gente nei nostri territori e soprattutto farla tornare. Sono con Lucia Paola Capra, vincitrice assoluta e di categoria di questo primo rally delle Foreste Casentinesi. Che rally è stato, da chi l'ha corso? È stato impegnativo, però è stato bello, è stato interessante, ecco, mi è piaciuto. Caratteristiche del percorso? Il percorso, soprattutto ieri, c'erano due o tre tratti un po' impegnativi, però il fatto anche solo di averlo finito è stato apprezzabile, sono stata contenta. E come bellezza del percorso? No, quello bello, il percorso mi è piaciuto, quello di oggi lo conoscevo già, quello di ieri di meno, però a me piace così, insomma sa un po' da mountain bike. Siamo con Cristian Fabbri, vincitore della tappa di Santa Sofia e di categoria. Com'è stato questo rally, insomma, dal punto di vista di chi l'ha corso? Beh, secondo me è molto bello, giustamente la prima edizione, giustamente tra virgolette, la prima edizione paga sempre un po' gli iscritti, non sono stati eccessivi, però penso che si siano divertiti tutti quanti. È stato un bel evento, secondo me, alcune cose sicuramente sempre da migliorare, senza polemiche, perché non è mai facile organizzare una gara, e quindi niente da dire, complimenti all'organizzazione che si è presentato, perché ieri comunque era un bel caldo, quindi tutti quelli che sono arrivati e comunque anche oggi tutti quelli che sono arrivati, perché sono due giorni impegnativi. Tecnicamente credo che comunque questo rally abbia dato tutto quello che un ciclista chiede in una gara. Direi di sì, perché c'era un po' tutto, c'erano dei single track, pietre, radici, strade bianche, noi biker amiamo tutte queste cose qui, insomma, e quindi direi che non si può chiedere altro. Se non che questa è una manifestazione che potrà avere solo margini di crescita, essendo la prima edizione. Esatto, speriamo che porti margini di crescita, perché i ragazzi del Rally di Romagna se lo meritano, perché comunque stanno facendo il Rally di Romagna a Rio Terme già da 10 anni, quindi gli auguro che sia in crescita anche questo a due giorni.